non vogliamo certo, come dire, rincorrere le disgrazie per l'opinione politica, è chiaro che la politica deve farsi carico dei problemi che le situazioni generano, e perciò con questo e con molto rispetto chiaramente verso tutti coloro che in un modo o nell'altro sulla strada hanno perso la loro vita, i loro cari, è chiaro che noi ci permettiamo di sottoscriverla come Lega Nord, ma di estenderla a tutti i trentini che condividono questo modo e questo tipo di proposta. Posso solo due per non disturbo più. Intanto questa percentuale che lei ha detto, che il 10% di cause di morte in più sono del Garda, lei che fonte ha? Noi abbiamo chiesto, tanto per dire, noi abbiamo chiesto prima di venire qua, esatto, e avevo trovato la ricerca dove la su internet, ecco, noi abbiamo fatto anche questo alla provincia, una statistica che c'è qua di tutte le monache, cioè, lo dico con molta sincerità, insomma, ecco, questa qua, perché non avevo appurato questo, ma fosse anche di un 3 o di un 4 o di un 5%, dico, questa è una soluzione che può veramente metterci, non la coscienza a posto, ma mettere le strade in sicurezza, perciò a prescindere dalle statistiche, che poi ripeto, poi se fosse anche solo mio figlio, no? L'altra quale soluzione proponete voi al posto del Garrel? La soluzione è proposta non tanto da noi, l'abbiamo noi fatta nostra, cioè sotto il Garrel normale viene posta la barra, poi la trovi dentro comunque il fascicolo, sì. C'è la barra che la puoi anche scaricare da internet, peraltro, c'è la barra termoformata di una gomma ad alta resistenza, che chiaramente assorbe il colpo e non permette che il motociclista vada a sbattersi sotto e chiaramente a farsi tagliare, come è successo, ripeto, in Val di Fassa, il piede dal paletto di... E questo sarebbe il sistema paracadute. Si chiama sistema paracadute. Sì, paracadute, poi giornalisticamente sapete meglio voi come titolare e come... Non so, 10 incidenti, adesso 10 a caso, nel 2010 8 sono stati... Mi permetto di dire una cosa, la statistica che noi siamo riusciti a farsi dare, che dobbiamo fidarsi ai dati, sono queste, e queste sono quelle della provincia. Per quanto riguarda gli incidenti in moto, direi che la maggiorissima parte, a parte quelli i frontali, tutti gli altri hanno problemi con il guardrail. Cioè mi sento di affermare questo, perciò al di là della statistica non c'è un numero perché non siamo, cioè, noi l'abbiamo chiesto alla provincia, questo ci è stato dato. Lo approfondiremo in occasione della discussione della mozione in Consiglio Provinciale. La stampa porta un po' di dati, l'articolo che avete, la stampa.it, ti dice quanti sono stati nel 2007, il titolo è Guarrai gli assassini, dice che un certo numero di morti e feriti dipende dalle lame. Lo trovate, e anche a te, Repubblica uguale, condannato addirittura i prosciutti. Possiamo dire che i livelli di sicurezza non sono mai definitivi, nel senso che sono da considerarsi attuali fin tanto che non trovi un livello di sicurezza maggiore. Grandi disgrazie hanno fatto mutare a tutte le autostrade l'adozione degli spartitraffico, perché quelli adottati erano troppo bassi, alcuni camion articolati riuscivano a scavalcarli, e grandi incidenti sono stati fatti da scavalcamento di corsie, immaginate un bestione che si ritrova completamente dall'altra parte. Se guardiamo per esempio un settore dove si impatta normalmente o si cade normalmente, sono gare MotoGP o piuttosto che gare automobilistiche. E lì però è considerato, insomma, così, un fatto così normale l'uscita di strada, che vedete anche macchine a gran velocità che escono quasi sempre non producono nulla, perché i sistemi di sicurezza sono adeguati a contenere. O anche le cadute di moto, tutto sommato non accade nulla, perché il motociclista che cade attrezzato, che è vestito, che non va con le scarpette da ginnastica, perché tante volte c'è anche un approccio sbagliato,
ma che ha il casco, che ha la tuta, che ha degli stivali adeguati, una caduta non provoca assolutamente niente. Il problema è che passando sotto un guardrail, il paletto anche che sostiene a intervalli il guardrail diventa di fatto una lama per chi in quel momento sbatte contro. Tutti questi strumenti, questa adozione di questi nuovi pezzi di paracadute di plastico, di termoformati, farebbero sì che ti date un micro respingimento, appuntisce l'impatto e un incidente che poteva essere letale, di fatto è una caduta dove non provoca assolutamente nulla. Per adesso abbiamo questo, ma se ci fossero, come dire, livelli, strumenti di maggior che garantissero ancora di più, domani dovremmo adottare anche quelli. Ma questo sistema da dove deriva? Questo è un sistema che è stato sperimentato, è in fase di proposta di sperimentazione di Roma ed è sponsorizzato, voi digitate guardrail assassini sul motore di ricerca e vedete fuori tutte queste cose, ed è un sistema che chiaramente i motociclisti stanno spingendo a livello nazionale. Perché si sa il costo per male? No, il costo non lo so, ma mi interessa poco, perché il costo della vita, allora io ti dico, te lo posso anche dire senza problemi, perché te l'avevo accennato prima, io ho avuto un figlio che ha fatto un incidente in un palo sulla strada, perché per esempio tra Mori e Rovereto ci sono 78 pali, se voi li contate, di segnali stradali che non portano nessun segnale stradale. Mio figlio nel 2002 è scivolato casualmente, è andato a sbattere in uno di questi pali, che se non ci fosse stato non si sarebbe fatto nulla, si è fatto 3 anni di ospedale, cioè tanto per dire i passaggi. Allora, le attenzioni, i costi non me ne frega niente, cioè voglio dire, questo è un tema, qui non parliamo di milioni di euro, qui parliamo, questa è la nostra proposta e non vuole essere la soluzione della sicurezza sulla strada, ma è una proposta per stimolare un tema di questo genere. Allora, a fronte di questo, dico, sui nostri tornanti di montagna, dove succedono normalmente gli incidenti di questo genere, proviamo a metterceli e facciamo una statistica, in modo che quando noi chiediamo alla provincia le statistiche, per esempio, che ci ha chiesto lei, li possiamo avere e sapere anche come e quanti ne abbiamo salvati. Ne avessimo salvati 3, 5, 10, 1, avremmo colto e nessuno si lamenterebbe del costo dell'installazione di questi sistemi. Sicuramente sarebbe da inquadrare nell'ambito della prevenzione, cioè perché c'è chi muore ma chi rimane infortunato è un invalido a vita, probabilmente no, ha dei costi ma di gran lunga più alti che non un pezzo di gomma o plastica applicata su alcune curve ritenute le più pericolose. Sicuramente. Comunque l'obiettivo è la sicurezza, perciò se poi l'assessore competente, la giunta provinciale ha soluzioni migliori, noi ci impegniamo e vorrete aver come dire, aperto un varco per questa ricerca della sicurezza. Chiaramente noi non abbiamo una verità, abbiamo conto quello che a livello poi anche nazionale si sta portando avanti e si sta spingendo, questo credo sia un tema e una risorsa per poter discutere, naturalmente attraverso la vostra comunicazione, perché diversamente se ne discute solo il Consiglio Provinciale e si risolve spesso. Bel lavoro. Grazie.